Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo sull'emulatore della Sega Saturn e parliamo di un nuovo emulatore. L'emulatore in questione si chiama Kronos. Funziona benissimo, partono la maggior parte delle ROMs delle Sega Saturn. Quindi adesso vi mostrerò come scaricarlo e installarlo. Per prima cosa dobbiamo andare sul sito ufficiale e iniziarci a scaricare l'emulatore e il BIOS. Quindi andiamo sul sito ufficiale, andiamo su Kronos, eccolo qua. Io in questo caso scelgo la 64 bit, avendo un sistema operativo in versione 64 bit, e lo inizio a scaricare. Ok, ci aprirà questo archivio. Quindi prendiamo questo archivio e lo mettiamo in una cartella. Ok, ci darà alcuni file. L'emulatore si avvia, però ci chiederà dei BIOS, quindi andremo a scaricare tutto questo pacchetto sempre sul sito ufficiale, andando giù e vi scaricate tutti questi archivi. È molto semplice, basta cliccare sull'archivio e cliccare sempre su questa spuntina. La stessa cosa anche con Kronos. Apriamo Kronos e clicchiamo su questa spuntina qui. Ok, spero che sia tutto chiaro. Poi creiamo una cartella BIOS all'interno dell'emulatore. Estrarriamo tutto il contenuto, uno per uno. Ok. Ok, come vedete abbiamo estratto tutti i BIOS. Adesso proseguiamo per la configurazione dell'emulatore. Allora, per la configurazione dell'emulatore è molto semplice. Basterà avviare il nostro emulatore e andare su questa icona a forma di chiavetta. Ok? E ci apparirà questa schermata impostazioni. Allora, il BIOS quando lo avviamo non c'è, quindi andiamo sui tre puntini BIOS e selezioniamo il nostro BIOS e facciamo apri. Windows CD-ROM potete lasciare anche questo qua normale. In Windows ST Driver, il save state basterà crearci una cartella all'interno dell'emulatore. Adesso vi faccio vedere save state e selezionarla. Il resto lasciatelo tutto com'è. Ok? Per il video vi consiglio l'OpenGL. Potete lasciarlo anche così. Produzioni originali. Possiamo aggiungere alcuni filtri. Filtro di abbellimento pubblico. Originale e il resto lasciate tutto com'è. Il suono vi consiglio di lasciare così. La memory card già è selezionata. L'ingresso sarebbe per la configurazione del nostro joystick, quindi andrò a settare le frecce e i pulsanti. Facciamo chiudi. Ah, è il tasto start, scusate. Chiudi. Avanzate, lasciate tutto com'è, vista tutto com'è, il resto tutto
com'è. Ok, qui possiamo anche personalizzare i nostri salvataggi e caricamenti rapidi. Facciamo ok e chiudete l'emulatore, lo riapriamo. Adesso andremo a caricare il gioco. Ci sono due modi: possiamo mettere il nostro file ISO in una periferica virtuale oppure caricarcelo direttamente da qui cliccando su questa icona a forma di CD, quella là piccolina, non questa qua. Ok, adesso abbiamo un gioco. Andiamo su Sega Saturn. E cerchiamo un gioco e avviamolo. Ok, apriamo l'emulatore. Ok, andiamo sempre sul video. Io lo voglio in 720p, ok, per darvi maggior qualità. Ve l'ho lasciato base io, in modo magari se avete un computer che non è adatto, meglio base. È un consiglio che vi do. Come vedete il gioco funziona. Allora, se per caso come sentite alcuni suoni, non se li vedete, perché magari può darsi che la ISO che ci mancano alcuni file audio oppure che è buggata, quindi basta cercare il gioco giusto. Però però la maggior parte dei giochi partono su questo emulatore. Io ho testato e fatto alcuni test tipo Virtual Fighter, Rock, Outrun, eccetera, e altri titoli ancora. Spero ragazzi che questa guida vi sia piaciuta e possa essere utile. Ci vediamo al mio prossimo video. Grazie ancora che mi seguite e del supporto, vi ringrazio tantissimo. Quindi ci vediamo per la mia prossima guida, per i miei prossimi video. E buon retro gaming a tutti, vi aspetto sui miei social e sul mio canale Twitch in descrizione. Ok, ciao!